L'eccessiva luce solare ti dà fastidio? La luce si riflette sul tuo monitor e impedisce il corretto svolgimento del tuo lavoro? Nelle palestre la partita non si può disputare a causa dell'abbaglio solare? Se hai uno di questi problemi, noi abbiamo la soluzione. Ciao, sono Paolo di 28.net. Dal 2006 vendiamo ed installiamo pellicole per vetro allo scopo di migliorare sia le prestazioni termiche, sia la sicurezza che la privacy. Lavoriamo con enti, aziende, negozi ai quali offriamo tutta la consulenza necessaria ed in seguito l'applicazione del prodotto più adatto. Con questo video voglio darti dei consigli per migliorare o risolvere definitivamente il problema dell'abbaglio solare. Nel periodo che va da metà settembre a metà marzo, il problema causato dal sole non è tanto il surriscaldamento degli immobili, ma l'abbaglio e dei riverberi solari, i quali a volte creano innumerevoli disagi compromettendo le normali attività. L'inclinazione della Terra rispetto al Sole cambia a seconda delle stagioni. Visto dalla Terra, il Sole nell'arco dell'anno cambia sia l'altezza sia il punto in cui sorge e tramonta. Le inclinazioni fra il Sole e la Terra variano dai 22 gradi nel periodo del solstizio invernale, per arrivare ai 69 gradi in prossimità del solstizio estivo, il 21 giugno. Il problema abbaglio solare nel periodo estivo lo abbiamo per pochi minuti all'alba e al tramonto. Durante il resto della giornata questo non avviene perché il sole ha inclinazioni maggiori. Il maggior disagio avviene da fine settembre a fine marzo, cioè quando il sole penetra tramite le superfici vetrate colpendo pavimenti, oggetti e generando riverberi solari. Per risolvere questo problema è possibile adottare diverse soluzioni, tra cui tende, frangisole o pellicole antiabbaglio. Se confrontiamo fra loro questi sistemi, le pellicole sono la soluzione più vantaggiosa, perché hanno dei costi relativamente bassi, non necessitano di nessuna manutenzione, proteggono dai raggi UV ed inoltre, da non sottovalutare, schermano il calore nei mesi più caldi. Per contrastare l'eccessiva luminosità è importante che tu scelga una pellicola con gradazione minima del 20%, cioè un prodotto simile a questo, in grado di ridurre l'80% la luminosità. Questa pellicola smorza la luce ed è il giusto compromesso che permette di migliorare la situazione nel periodo critico, ma allo stesso tempo non ti fa perdere troppa luce nei mesi successivi. Se vuoi qualcosa in più, abbiamo a disposizione delle pellicole oscuranti ancora più forti, in grado di togliere il 90% della luminosità e contrastare ancora di più l'effetto abbaglio. Qualora la trasparenza non fosse necessaria, si può intervenire con una pellicola satinata, con opacità medio-alta. Come vedete dall'immagine, le pellicole satinate fungono da diffusore di luce. In poche parole, la luminosità, anziché essere concentrata su un punto unico, viene distribuita su tutta la superficie vetrata. Per avere risultati ancora migliori è possibile unire le due soluzioni. Pertanto, pellicola antisolare nella parte esterna del vetro per oscurare e diminuire la luce e pellicola satinata nella parte interna che distribuisce la luce in tutto il vetro. Entra nel nostro sito 28.net dove puoi trovare il comparatore grazie al quale è possibile confrontare tutti i nostri prodotti antisolari. Una volta trovata la pellicola avrai la possibilità di acquistarla o richiedere un preventivo per l'applicazione. Con questo è tutto, nella descrizione qui sotto troverai maggiori informazioni e dei link dei prodotti trattati. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!